Giuseppina che cammina sul filo in questa Italia senza fortuna, tra generali e sindacalisti e tutti quanti vogliono la luna, con una madre che sente la radio ed un fratello che taglia il grano e un padre perso dentro uno stadio che fa dei vaghi cenni con la mano. Giuseppina, mi domando e dico, se veramente c'era bisogno di lasciare quel paese antico e andare a lavorare al circo d'Agnè, poi a fare l'equilibrista, ma veramente valeva la pena? Tu che eri pure debole di vista e che cascavi anche dall'altalena, però l'amore non lo trovavi ed il lavoro nemmeno. Sei salita sopra quella nave, poi hai scoperto che viaggiavi in treno. Te lo diceva la donna cannone, di stare attenta a quel pagliaccio con gli occhi neri come il carbone e il cuore duro duro come il ghiaccio. Ma Giuseppina lo sta a guardare mentre cammina sopra quella spada e lui le dice che mi guardi a fare, e lei gli dice quando vuoi che cada, e lo spettacolo comincia domani coi militari in libera uscita, equilibristi, domatori e nani e radioline della partita. E lei lo guarda tutto dall'alto quello spettacolo meraviglioso, era bellissimo e spaventoso, veniva voglia di fare un salto. Quel che è successo non me lo ricordo, so che il pagliaccio disse opla e si è sentito come un tonfo sordo, si è sentito fare ah! Poi la banda cominciò a suonare, era una musica per andar via, era una musica d'allegria, una musica militare. Ed è venuto il direttore, ha sussurrato, facciamo presto. Hanno chiamato il domatore ed i leoni hanno mangiato il resto. Giuseppina, spiegami perché ti sei cacciata in questa situazione e come mai mi tocca sempre a me a cantare queste canzoni in questa Italia senza capolavoro.